oggi con la fascia di capitano sul braccio, comunque anche nelle partite precedenti, come vedi il Verona anche dall'alto comunque della tua esperienza? Sì, no, per me è sempre un onore, oltre alla fascia è chiaro vestire questi colori giallo-blu, lo sanno tutti e insomma cerco di dare il massimo come faccio sempre. E detto ciò, la squadra sta prendendo forma, sono arrivati giocatori importantissimi che ci stanno dando una grande mano e abbiamo tutti da imparare da loro, noi vecchi come quelli più giovani soprattutto, e però bene, ci stiamo allenando molto forte, intensamente e insomma ci si prepara per l'inizio di stagione. Ecco, hai visto nascere tanti Verona, un giudizio, un aggettivo magari su questo Verona che sta venendo a nascere qui a Primiero? Sicuramente è un Verona di qualità e un Verona che ha un'identità, ecco, quindi pian piano si crescerà in questo e ci diamo dentro tutti perché ciò avvenga e quello che ci chiede il mister dovremo farlo, seguirlo fino in fondo. Avete lavorato una settimana, vi aspetto un'altra settimana di duro lavoro, sempre concentrati anche per far crescere un gruppo importante. Sì, ci sono tanti giovani e soprattutto anche da parte mia mi metto a disposizione per dare una mano alle nuove leve, conosco bene questo ambiente da tanti anni, quindi cercherò di dare il massimo, come dall'altro canto è giusto che sia così. Ecco, e intanto bisogna pensare a pedalare, a lavorare, quello che ci chiede il mister e basta, non dobbiamo fare troppi programmi ora. Per il futuro cosa ti aspetti, Simo? La società, meglio, il direttore sportivo Fusco ti aveva promesso che tu saresti rientrato e se volevi potevi rimanere a Verona. Il tuo obiettivo è quello appunto di rimanere oppure la voglia di giocare è tanta, quindi chiederai di andare a giocare appunto? Ma sicuramente il direttore è stato un uomo di parola perché mi aveva promesso già l'anno scorso che in caso di promozione potevo rientrare qua a Verona, ciò è accaduto, mi hanno portato qua in ritiro. Mi fa molto piacere, è chiaro, io sono sempre stato un giocatore che ha scelto di andare a giocare, chi conosce il mio curriculum vede che ho sempre giocato tranne quando ho avuto un infortunio, però è chiaro che è difficile staccarsi da Verona perché è una realtà che io conosco molto bene e ho anche una certa età, quindi posso magari dare una mano ai più giovani. Quindi valuteremo con calma in questa sessione di mercato ciò che accadrà e poi si vede. Anche perché ormai sei sempre più un jolly, grazie alla tua maturità ormai puoi giocare anche al centro della difesa. Mai. Io mi metto a disposizione del mister, poi ecco, se c'è bisogno di star lì o fare il terzino o altri ruoli non c'è problema. Io mi metto a disposizione della squadra, del mister e quindi via. Avendo vissuto più ritiri, che differenze ci sono dal trovarsi Luca Toni ad Antonio Cassano? Sono tutti entrambi top player, è chiaro diverse caratteristiche, però ecco, ci possiamo aspettare molto anche da Antonio perché si sa che è un campione.